De Lorenzo. La delibera sui rifiuti, la prima della Giunta De Magistris presentata ieri a Palazzo San Giacomo dal sindaco e dall'assessore all'ambiente Sodano, punta tutto sulla differenziata e sul porta a porta, una forte accelerazione che dovrebbe portare nel giro di 3 mesi a coprire quasi un terzo della popolazione. Entro 90 giorni infatti si partirà con la raccolta a domicilio in 7 zone della città: San Giovanni, Centro Direzionale, Scampia, Vomero, Posillipo, Barra e Ponticelli. Nei quartieri dove non arriverà subito il porta a porta sono previste isole ecologiche e mobili gestite dalla SIA. Il piano prevede inoltre una serie di accordi con i commercianti per lo smaltimento degli imballaggi e per la vendita dei prodotti liquidi alla spina. Fondamentale sarà la costruzione di un impianto di compostaggio, ma intanto si punta sull'apertura del sito di Caivano. Il sistema prevede in progress il passaggio dalla tassa sui rifiuti alla tariffa, ovvero chi ne produrrà di meno differenziando risparmierà. Insomma, un piano articolato che andrà attuato nelle prossime settimane. Sullo sfondo resta l'emergenza e una situazione che potrebbe diventare ancora più critica dopo l'ennesimo no del governo a un decreto che stanzi nuovi fondi per uscire dalla crisi. Ieri, dopo il vertice interistituzionale in prefettura tra sindaco, regione, provincia e ASIA, si è deciso di tenere un tavolo permanente e non è ancora esclusa l'ipotesi di chiedere lo stato di emergenza. E ovviamente deve continuare la pressione politica sul governo affinché si assuma anche il governo le sue responsabilità e superi il veto della Lega Nord, che è francamente inspiegabile. Abbiamo esaminato diverse opzioni che al momento cerchiamo di perseguire. Prima fra tutte, ovviamente la più importante, è quella relativa alla prosecuzione del trasferimento fuori regione attraverso la proroga e l'estensione dei protocolli che sono già in essere con la Regione Toscana, con l'Emilia, con quello della Puglia, la Sicilia. Attiveremo le Marche.